Roberta Valenti, segretario regionale per la Wiltux di Roma e del Lazio, è anche una donna, in un ruolo difficile per sua natura, a prescindere dal genere, doppiamente difficile se incarnato da una donna. Si tratta di un ruolo che prevede un impegno costante, dinamico, quotidiano, tenacia, coraggio, pazienza, orientamento a risultato, capacità di ascolto, tutte qualità necessarie per questo ruolo, ma sicuramente inside, permettetemi di dirlo, più in una donna che in un uomo, perché per le donne, per loro natura, per anni di storia, hanno dovuto imparare a essere pazienti, tenaci, forti e coraggiosi, perché oltre a gestire la loro vita professionale, e tutte le donne di oggi sono chiamate in qualche modo ad avere un ruolo professionale, a differenza del passato, da sempre e per sempre debbono gestire anche conciliare con gli impegni familiari, quelli dei loro mariti, dei loro figli, delle loro famiglie, dei loro genitori, perché per natura e per storia e per cultura in Italia questi ruoli vengono affidati alle donne. Ora, questa palestra che in 2000 anni la storia ci ha, diciamo, costretto a frequentare, diventa un valore aggiunto nel momento in cui si applica nell'ambito di un ruolo come quello sindacale. Però lo facciamo con passione perché è insita nella nostra natura, perché nelle cose che facciamo mettiamo la nostra energia, mettiamo le nostre vite, le nostre esperienze, e questo non sempre è semplice, non sempre è facile, perché poi ognuno di noi ha un vissuto. Ed ascoltare i lavoratori, immedesimarsi nei loro problemi, ancor più se sono donne, spesso abbiamo donne al nostro cospetto, perché le donne nel mondo del lavoro e in particolare nei nostri settori sono spesso oggetto di vessazioni particolari, di situazioni, di problematicità particolari, proprio perché sono donne. Quindi voi potrete capire quale entusiasmo noi profondiamo nel momento in cui queste donne vengono a sedersi al nostro cospetto. Buongiorno a tutti, mi chiamo Stefania Tangari e sono una delegata della Wiltux ormai da tanti anni, mi occupo di farmacie. Nel mio tempo libero cerco di conciliare il lavoro, l'attività sindacale e anche extra sindacale, appunto dare una mano a tutta la delegazione di Genova. La mia preoccupazione è quella di cercare di capire come mai il Comune di Genova vuole tentare di privatizzare di nuovo le farmacie comunali. Nel frattempo ho una famiglia, un marito, persone anziane da seguire, cane, mia figlia vorrebbe tanto un cane, ma purtroppo non riesco a dedicare il tempo anche al cane e cerco di fare il mio meglio per conciliare il lavoro, la famiglia e tutto quello che richiede la nostra società, soprattutto essere presente. La partecipazione secondo me è importante. Io lavoro in IKEA, sono Isabella, Sicilia, sono una mamma, sono una lavoratrice. Sono una RSA aziendale e sono una collaboratrice sindacale. Io sono anche sola, sono separata, è una realtà questa anche importante. Essere tutte queste cose oggi è un po' difficile, conciliare la vita familiare, la vita lavorativa e la vita sindacale. Certo è che quando credi in quello che fai, beh, credere nella famiglia è forse scontato. Credere nel lavoro forse un po' anche perché comunque devi lavorare, ma quando credi anche nel sindacato è una cosa che devi fare. Il sindacato credo sia uno strumento per colloquiare con un'azienda se te lo permette. Diventa un po' difficile oggi anche nelle grandi aziende come IKEA, ma noi non ci arrendiamo ed è quello che vogliamo fare, che continuiamo a portare avanti. Mi chiamo Carmen Scavo, sono della Wiltux Toscana. Per noi donne in effetti è un sacrificio venire a lavorare e gestire contemporaneamente le faccende domestiche e tutte le cose familiari che ci girano intorno. Ho due bambini molto piccoli, uno di 5 anni e una di 2. La mattina ci svegliamo molto presto e cominciamo a sistemare le cose che c'è da fare, poi si prende subito il pullman e si fa il viaggio per andare a lavorare. E
poi venire a lavoro, fare quello che c'è da fare, nonostante sei a lavoro pensi a miliardi di cose che devi fare fuori, e mentre ne fai una ne fai altre 100, e stacco da qui, che è un lavoro retribuito, e poi sono a casa a lavorare, a continuare a lavorare. E tra l'altro ho un bambino che va seguito molto, ha un po' di problemi nel linguaggio, quindi comunque va portato dalla logopedista, quindi torni a casa e sistemi, li vai a prendere e li porti nelle loro attività, perché comunque hanno bisogno anche loro di essere seguiti. E abbiamo i nonni, per fortuna, che ci danno una mano, perché insomma oggigiorno senza nonni si fa un po' poco. Siamo di quelle che anche con la febbre non ti puoi ammalare, perché quando sei malata comunque devi lavorare, devi essere a disposizione. Quindi siamo questa categoria di persone che mi definisco una superwoman, tipo faccio miliardi di cose e meno male che a casa almeno c'è il marito che mi dà una mano in quello che riesce a fare in quanto uomo, magari è già apprezzabile, e quindi va bene. Io sono stata 2 anni a casa tra la maternità e la mobilità, e quindi questa occasione del lavoro per me è una cosa, cioè, meravigliosa in realtà. Io non vedo l'ora proprio di venire a lavorare. E poi magari torno morta e alle 9 sono già a letto, però va bene così, va bene, quindi si sopporta. E bisogna avere un po' di carattere e voglia di fare, perché sennò non ci si arriva. E però sono soddisfatta della mia vita, di quello che ho fatto fino adesso, e devo dire che comunque sopporto molto bene. Lidia De Benedittis, membro della segreteria regionale della Wiltux Molise. Lavoro in Wiltux Molise da 8 anni e come tutti quelli che lavorano in organizzazione sindacale, non abbiamo quello che si definisce un orario di ufficio, perché dobbiamo regolare la nostra attività in base a quelle che sono le esigenze dei lavoratori, piuttosto che le esigenze delle aziende che magari viaggiano e quindi non possono raggiungere il nostro territorio nei canonici orari di ufficio. Questo tipo di impegno, che può essere fatto solo se si è mossi da una grande passione, fa sì che per una donna l'organizzazione della casa vada di pari passo con quella che è l'organizzazione dell'attività lavorativa. Anche a volte pagare una bolletta può comportare un tipo di organizzazione che magari una persona che ha degli orari di lavoro più o meno stabili non deve avere. La soddisfazione che io ho avuto nel corso di questi 8 anni nel vedere la crescita, alla quale spero di aver contribuito, dell'organizzazione sindacale, ripaga di qualunque tipo di sacrificio organizzativo rispetto alla mia vita personale, che non viene messa in secondo piano, va soltanto rimodulata in base alle esigenze di quelle che sono la mia vita lavorativa. Ovviamente c'è la necessità che ci siano delle persone vicino a me, quindi i miei affetti, che in qualche modo collaborino con quelle che sono le mie esigenze di vita. Probabilmente vedere tanto entusiasmo in una persona che svolge la propria attività fa sì che anche i propri familiari e le persone che ci stanno vicino si adeguino alle nostre esigenze e ci rendano un po' più semplice gestire i tempi di vita e i tempi di lavoro. Ivana Veronese, segretaria nazionale della Wiltux e responsabile delle politiche di genere. Mi sono sempre occupata delle politiche di genere e delle difficoltà in particolare delle donne lavoratrici. È un mondo che mi appassiona. Sempre più donne purtroppo si dimettono dopo aver avuto un figlio e non possono rientrare nel mondo del lavoro per problemi di orario di lavoro, per mancanza di asili. Purtroppo la nostra società è molto ancora complicata. Si investe poco del nostro PIL, del PIL del nostro paese, sui servizi sociali a sostegno
delle famiglie. La conciliazione vita-lavoro è ancora un sogno e anche all'interno delle famiglie un po' le cose sono migliorate, c'è più condivisione dei compiti familiari, ma forse ancora non abbastanza, questo ci dicono i dati. E quindi anche l'impegno della Wiltux nei contratti aziendali di inserire welfare contrattuale, aiuto negli orari di lavoro, anche in periodi particolari della vita, quando magari c'è da assistere un familiare che non sta bene, è un impegno importante e sul quale vogliamo continuare a lavorare. Naturalmente c'è poi anche tutto quel che riguarda le persone LGBT, sul quale stiamo lavorando anche qui nei contratti integrativi, inserendo importanti passi avanti e naturalmente lottando perché le discriminazioni nei loro confronti, che anche quelle sono culturalmente molto presenti nel nostro paese, vengano superate. Quindi c'è ancora molto da fare. Questi temi non devono essere gli ultimi nella nostra agenda politica e sindacale, ma devono stare tra i primi perché sono trasversali in tutti i settori che seguiamo.